Sapete, mi sento in colpa per avervi chiesto in prestito i soldi del biglietto. Ma che cosa stai dicendo? Il nostro lavoro non ha senso se non possiamo seguirvi. Io non ve lo perdonerei mai, e nemmeno i miei discendenti, per un numero illimitato di generazioni. Andiamo, non avrei mai potuto piantarvi in lacrime in mezzo alla città. Ah, grazie. Ok, ok, non occorre che mi ringrazi ulteriormente. Basta che una volta in città me li restituiate, altrimenti mi ritroverò al verde. Oh, sì, non vi preoccupate. Ma avrà capito davvero questa qui? Mi è venuto un po' di sete, mi dareste un po' della vostra acqua, per favore? Oh, lo sapevo, non ha capito niente. Chiudi il pelo. Non vedi che i passeggeri sono tutti stravolti e stressati per quello che è successo sul Sandsteam? Signori, tranquillizzatevi, ci penso io a far star zitto questo impiastro. Ma che bisogno c'era di mettermi le mani addosso? Oh. Cosa c'è adesso? Guarda là. Accidenti, se non è una posa teatrale quella. Ehi. Finalmente sono salvo. Va tutto bene? Tieni, prendi dell'acqua. Acqua. Ah! Ah, mi sento rinato. Vi devo la vita. Non c'è di che. Ma era la mia. Cosa ci facevi là in mezzo al deserto? Beh, vedete, la mia motocicletta si è guastata all'improvviso a 100 miglia da qui e non c'è stato verso di farla ripartire. Così hai dovuto camminare per 100 miglia? Eh già, è stata davvero dura. Lo credo bene che siete stanco dopo esservi portato appresso quella cosa gigantesca. Un buon venditore non abbandona mai i suoi articoli. Un venditore? Sì, sono un pastore. Oh, ma non mi dire. Non avreste un po' di latte delle vostre pecore? Ma no, che avete capito? Io milito nell'esercito dell'amore, salvo pecorelle smarrite. Piuttosto siete state voi a trovarmi, vero? Quindi sono in debito. No, ad avvistarti per primo, malgrado fossimo estremamente distanti, è stato questo tizio qui. Ah, ma allora sei tu il mio salvatore, è te che devo ringraziare. Il mio nome è Valentino della criniera Twin Jerks Sisifo Van Cliff Boiler. Efestione Gamba di Legno Blue Eyes Stradivari Kaiser Sose Pier Tarantino Andreas Charton, detto anche Dolores Gamera George Moss Ivanovich Baldius. Per gli amici Zima e il possente, sono lieto di conoscervi. Quanto siete simpatico, Mr. Vash the Stampede. Ragazzina, tu parli troppo! Cosa? Intendi proprio dire quel Bash the Stampede? Se questo è il Bash autentico, di sicuro è completamente diverso da come lo descrivono. Come si spiega questo fatto? Nessuna spiegazione, a volte nemmeno io ci credo. Ma pensa! Allora, scusa tanto, amico. Chiamami Wolfwood. Molto piacere. Certo che la vita a volte è davvero strana, eh? Chi avrebbe mai detto che in un posto come questo avrei incontrato il leggendario ricercato? Potresti abbassare la voce, per favore? Pensa, se ora io ti facessi secco, mi beccherei 60 miliardi di doppi dollari e risolverei ogni problema. Mi ascolti quando parlo? Ce l'hai ancora con me per l'acqua? Mi hai prosciugato la borraccia. Quanto mi dispiace, amico! Capo, sembrerebbe che quei due abbiano fatto amicizia. È proprio vero, Dio li fa e poi li accoppia. Non ce la faccio più. Ma quando arriveremo? Ma che viaggio estenuante. Chi lo dice? Siete proprio sicuro? Proviamo a contarli ancora una volta. Ok, come vuoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Niente da fare, ragazzo, non bastano. Te l'ho detto, il biglietto costa 100 doppi dollari. Se vi dessi di più morirei sicuramente di fame, ma la decisione finale spetta comunque a voi. Ho capito, per questa volta facciamo che il prezzo è solamente 80, va bene? Sul serio, veramente? Oh, che uomo di buon cuore! Aspettate! Ma che cos'è questo?
È un confessionale, avete presente? Come quelli che si trovano all'interno delle chiese, solo che questo è portatile. La coscienza non vi fa dormire? Avete perso la retta via? Pensate di meritare una punizione? Ecco ciò che fa per voi, completamente gratis. Grazie, non ne ho bisogno. Oh, è proprio un vero peccato. Dura la vita, amico? Mm? Ogni occasione è buona, no? No, no, non è come pensi, faccio solo il mio dovere. La nostra chiesa ospita un orfanotrofio. Viviamo nella povertà, dato che i nostri introiti sono piuttosto esigui, mentre il numero dei trovatelli cresce smisuratamente. Quindi, viste le mie condizioni, dovrei smettere di farlo, ma quando racimolo qualche soldo non posso fare a meno di spedirlo a loro. E ti guadagni da vivere facendo il pastore? Sì, ma non sempre è sufficiente, purtroppo. Tanta fame. Anch'io, mamma. Dovete avere pazienza, bambine mie. Non appena saremo arrivate in città, vi prometto che mangerete quanto vorrete. Ma io ho fame adesso. Coraggio, Ellen, non fare così. Ormai non manca molto. Ti prego, mamma, per favore. Siete affamate, Va bene, dai. Non è molto, ma posso darvi questi. Vediamo. Questo è per te. Questo è per te. E questo è per me. Avanti, prendeteli. Purtroppo non ho altro. Grazie. Siete contente? Sì, sì. Era ora. Finalmente ti vedo sorridere anche con il cuore. Che vuoi dire? Stavo cominciando a preoccuparmi. Finora ti ho sempre visto ridere e prendere in giro il mondo di continuo. Ma quelle risate mi sono sembrate così vuote. Sono solo uno schermo, non è così? Un modo per nascondere i tuoi dolori. Dovresti liberarti dal peso del passato. E per farlo c'è la confessione. Oh. Se hai qualcosa che ti opprime, buttalo fuori. Basta inserire una monetina. Ah, sei proprio un grande altruista. Se vuoi sopravvivere, ti devi ingegnare, non credi? Presto, venite ad aiutarci! Eric si sente male, venite! Accidenti, proprio ora. Certo, con questo caldo. Coraggio, amico. Cerca di resistere. Vedrai che ce la farai. Non sforzarti a parlare. Sbrigatevi con quella barella! Non capisco, è solamente caduto oppure... Ma chi può avergli fatto questo? Oltre ai passeggeri non c'è nessun altro. Tenete le mani bene in alto e non provate a fare scherzi, è chiaro? Che cosa diavolo c'entro io? Non siete stato voi? Questa non è opera di un essere umano. Che intendi dire? Che cos'è? Non ho mai visto nulla di simile. Reagisci. È come vivo. E sembra pericoloso. Ehi, bel colpo. È mai possibile che ovunque ci sia tu arrivino sempre i guai? Non dirlo a me. Ma che accidenti sono quei cosi? Qualche diavoleria di tecnologia perduta, vero? Chi me l'ha fatto fare di cambiare strada per raccattare quel dannato prete? Se penso che gli ho pure fatto lo sconto. Calma. Strano che ci inseguano ancora. La loro autonomia dovrebbe essere finita da un pezzo. È molto grave. Puoi fare qualcosa? Ma certo, sono pur sempre un prete, no? Vediamo, dove avrò messo il libro? È meglio che me ne occupi io. Forse hai ragione. Ellen! Eh? Avete visto la mia Ellen? Non sarà mica... Pensate voi a lui! Aspettate! Ma non... Si può sapere che ci fai tu qui? Che domanda idiota.
Sono venuto a salvare la bambina, è ovvio. Disarmato. Che? Accidenti! Tanto verresti comunque, no? Puoi scommetterci. Oh, eccoli qui i nostri amici, un vero e proprio esercito, direi. D'altronde, per Bash e The Stampede, queste sono bazzecole, non è così? Che ti prende? Mi è venuto mal di stomaco. Che fai? Mi prendi in giro? Uno come te non può essere così delicato. Ti rendo noto che 3 giorni fa il capo dei Bad Red mi ha sparato. Sei stato impallinato da quel bell'imbusto di neon? Allora è vero quando dicono che la tua vita è piuttosto movimentata? Andiamo. Di un po', ma tu mi ascolti qualche volta o fai solamente finta? Io mi preoccupo della vita di quella bambina. Osserva attentamente allora. Vedi quel dispositivo? Da lì proiettano il loro raggio a energia termica. Ma dove vai? Non c'è tempo per mettersi a ideare strategie. Piuttosto coriaceo. Oh, cavolo! Sono nei guai. Attenzione, zona riservata. Procedura di identificazione fallita. Autorizzazione di accesso negata. Procedura di espulsione attivata. Da giù! Vai! Ordinario. Grande attacco, amico! Sei un perfetto specchietto per allodole. Uno specchietto retrovisore, direi, caro il mio cacciatore di allodole. Gran difesa! Vieni, da questa parte! Helen, meno male, ancora viva. Si è ringraziato il cielo. È stupefacente, spara a una velocità incredibile, non si distingue un colpo dall'altro. Bel lavoro! Attento alle spalle! Mi pare che ormai il più sia stato fatto. Dannazione! Dove siamo finiti? Siamo in trappola, probabilmente parecchi metri sottoterra. Eh? Questa è la stiva di una nave. Vuoi dire che ci troviamo all'interno di un antico relitto sprofondato nelle sabbie? E chissà che cosa troveremo nella pancia di questa balena. Ora comincio a capire perché quella ragazza coi capelli corti è sempre così nervosa. A stare con te non si ha mai un attimo di tregua, è roba da esaurimento nervoso, te lo dico io. Anche questo è tutta colpa tua! Sei caduto da solo! Sei tu il ricercato! E questo che c'entra adesso? Qui possiamo riposarci un momento. Io ti avverto, non ce la faccio più. Ecco qua. Ah, noto che ti piace fare delle distinzioni tra le persone. Non lo vuoi? In questa circostanza accetto molto volentieri la tua offerta e ti ringrazio di cuore. Che cosa pensi di fare adesso, Vash? Mi hai fregato 80 doppi dollari a poker, non ho più nulla. Un buon giocatore non punta mai tutto il suo denaro. Questo significa che non ci conviene andare al casinò.
Questo mi sembra proprio un gran bel casino, invece. Abbiamo portato le fish. Eccole qui. Tu guardami le spalle, al resto penso io. Ehi, ehi, aspetta un momento, io non ho mai sparato un colpo in vita mia. E poi spiegami perché dovrei lasciarti andare a rischiare la vita laggiù senza nemmeno la pistola. È troppo pericoloso, Bash. Preferisci farlo tu? Vai pure. No, no, va bene così. Perfetto, sei pronto per giocare la prima mano? Aspetta un attimo. Che c'è? Signore onnipotente, ti prego, proteggi quest'uomo. Una preghiera per quando sei nei guai. E funziona. Dipende solo da noi. Ah, beh, molto confortante. La salvezza è nella fede, amico mio. Allora avrò fede. Ci vediamo dopo. Ok, diamo inizio alla partita. Però è un ottimo tiratore. Insolito per un sacerdote. Ci penso io! Maledizione! Prego fornire codice di identificazione. Ma che ne so io? Procedura di identificazione fallita. Procedura di espulsione attivata. Lasciami in pace! Va via! Cos'è successo? Vash! È incredibile. Ma come avrà fatto a salvarsi? Non ha più importanza. Ormai non hai più nulla da proteggere. Spiegami come hai fatto. Di cosa parli? Non fare il finto tonto, sai bene a cosa mi riferisco. Forse la tua preghiera è stata ascoltata. Che succede? Ce ne sono ancora? Ehi, voi due, siete là sotto, riuscite a sentirmi? Siamo venute a salvarvi, siete contenti? Forza, rispondete! Mi sa che siete un bel po' in ritardo. Allora è vero quel che si dice in giro. Per quanto la situazione sia disperata, Vash the Stampede se la cava sempre. A dire la verità, mi piacerebbe avere una vita tranquilla. Ti sembrerà un paradosso. Non ci riusciresti. Eh? Permetti? Sì, prego. Oh. Questa sì che è una posizione comoda. Ma guarda un po' che razza di mascalzone. Proprio come un tizio di mia conoscenza. Sei sempre la solita maligna, ma un giorno o l'altro mi vendicherò di tutto questo. Grazie di tutto, è stato un viaggio piuttosto divertente, direi. Non ti fermi?
Devo guadagnarmi da vivere, lo sai. Ehi, prete! Questa è tua! Grazie mille! Ma quanto pesa quell'affare? È molto pesante perché è ricolmo d'amore. Arrivederci! Se il vento girerà dalla parte giusta, può anche darsi che ci rincontreremo. Pregherò affinché la provvidenza di Dio Onnipotente vi protegga e vi assista. Un tipo alquanto bizzarro, vero? Già! Il reverendo Wolfwood. Bene, mi sembra giunto il momento di andare a mettere qualcosa sotto i denti. Ottima idea! Prima però vorrei puntualizzare che mi dovete ancora dei soldi. Abbiamo capito, te li renderemo. Quanto sei noioso! A volte proviamo il desiderio di fare qualcosa per qualcuno. L'unico scopo di un sorriso è di far sbocciare altri sorrisi. Una buona azione non pretende nulla in cambio. E tutto concorre alla crescita interiore di ognuno di noi. Anche il pensiero di non dover mai voltarsi indietro è cosa preziosa. Ma quando esso si trasforma in dogma da rispettare a tutti i costi, per quanto ci ostiniamo a fare l'impossibile, dalle nostre azioni nascerà solamente il fiore della menzogna. Un fiore con le spine che ferisce il cuore della gente.